era bellissima. Siamo sempre in diretta qui a Radio Codogno, New Generation, con Cassandra. Sì. E veramente questa, poi a me e Fede, che stiamo studiando lo spagnolo. Esatto. E questa lingua ci piace proprio, cioè, ma questa canzone è veramente molto bella. Sì, è molto bella. Questa in realtà è This Is Me, di Camp Rock. Ah. Che dai, Quindi l'ha rifatta in spagnolo, siccome dovete sapere che il mio ragazzo è nato a Barcellona, quindi c'è con tutta la storia spagnola dietro. Io amavo lo spagnolo e non mi piacevano i calciatori. Ho trovato uno spagnolo e lì mi è andata bene, però l'ho trovato calciatore, lì un po' meno. Vabbè, senti, però non mi lamenterei. No, no, assolutamente. Infatti lui mi sta insegnando molto lo spagnolo, infatti mi ha picchiettato qui, perché a volte dicevo qualche parola sbagliata, ma me l'ha fatta imparare subito, perché comunque lo spagnolo è una lingua che più o meno all'italiano si avvicina, sì, anche se grammaticalmente esatto, non è uguale. Saperla conoscerla bene, saperla parlare, saperla scrivere, poi soprattutto bene, è tutto ancora un altro discorso. Infatti. Ma quindi presto farai una tournée anche in Spagna o un giro anche di là? Guarda, stavamo pensando appunto di fare sicuramente qualche serata lì in Spagna e anche di fare qualche provino proprio per un programma spagnolo che si chiama Operación Triunfo, che c'era anche in Italia sì, un tempo. Sì, sì. Lì però va molto ancora, quindi che ne so, magari adesso se ci sono le selezioni facciamo una cavatina là. Sì. Guarda, generalmente gli artisti italiani sono molto apprezzati in Spagna, per cui sì, questo potrebbe magari semplificarti un po' la vita, insomma. Infatti, poi insomma potrei avere competizione laggiù, perché comunque sono bravi. Però devono imparare l'inglese, perché li sento un po'. Loro sono molto in difficoltà con l'inglese. Gli spagnoli? Sì, allora sono, sì, loro forse uno stato messo peggio di noi, diciamo, noi italiani. Davvero? Loro sono molto nazionalisti anche sulla lingua. E pensa che cioè, hanno pochissimi anche termini inglesi, no? Che noi invece usiamo normalmente. Sì, anche solo il computer, l'ordenador. Come? Non so, ordenador. Ordenador. Oppure, non so, Nueva York, no? Nueva York, che, New York. Non so, da noi, anni 40, anni 30, si diceva Nueva York, è successo questo, però ormai è New York per tutti, esatto, insomma, no? E invece, beh sì, il mouse è il raton. È il raton. È vero, raton. È vero. Vabbè, è vero. È ratto. Sì, sì, cioè, certo, il significato proprio è quello. Il significato è quello, però. Come, non mi ricordo come diceva Ceccherini, invece, nel film, il ciclone, aspetta. Non me lo ricordo, preparato. Mi faceva morire, diceva qualcosa in spagnolo, ma non mi ricordo. Spagnolo, cioè, spagnolo fiorentino. Maccheronico. Sì. No, no, proprio fiorentino. Che non era. Va bene. Senti, no, Fede, io volevo facendo fare una domanda. Sì. Allora, abbiamo parlato fino adesso della tua esperienza d'amici. E poi dopo, come ti sei trovata dopo? Nel senso che sei passata comunque dalla fama, comunque dall'essere sì, famosa, alla, diciamo, non dico ordinarietà delle cose, ma comunque a una visibilità sicuramente minore. Sì. E questa è una cosa che manda in crisi molte persone. Tu come l'hai sì, vissuta? Allora, infatti manda in crisi molte persone, soprattutto magari le persone che con quella botta di notorietà alzano troppo i piedi da terra. Io fortunatamente sarà anche le esperienze passate di vita che mi hanno portato sempre a mantenermi normale, tranquilla, senza eccedere. Io veramente non ho avuto problemi, non ho avuto crisi, magari ho avuto la crisi che possiamo avere tutti, quando magari è il desiderio di raggiungere qualcosa e non ce la fai, ma quello succede anche nella vita normale, cioè, certo, quindi non devi fare amici per avere capita problemi. Capita a tutti, no? Certo. Infatti.